perché c'è questo tema, diciamo, delle regioni che tornano ad essere protagoniste e fanno delle scelte, prendono delle decisioni, ma questa decisione del Premier Conte di fare un DPCM che è stato definito soft, blando, leggero, e quindi poi di dare la possibilità di dire alle regioni, peraltro possibilità che le regioni avevano già da prima, di fare provvedimenti più restrittivi, è una, diciamo, una strada auspicabile, giusta, inevitabile, è una forma di debolezza, è una furbizia da parte del Premier Conte? Che cos'è dal tuo punto di vista? Guarda, io non so se è una furbizia, però è chiaro che ti dà l'impressione che sia uno scarico di responsabilità. E purtroppo abbiamo avuto anche, diciamo, questa esperienza qualche mese fa che ha creato i problemi che ha creato. Però io sono estremamente preoccupato, ti dico, perché veramente noi non ce ne rendiamo conto, ma il nostro problema, vediamo la Lombardia e vediamo il nord, ma è il sud. Se tu fai un rapporto tra contagi, tamponi fatti, popolazione della Campania e la metti in raffronto con la Lombardia, siamo quattro volte sopra. Questo significa che l'impreparazione ha anche dimostrato che c'è stata anche una mancanza di strategia. Noi sapevamo benissimo che la Certo. volta scorsa avevamo un riferimento territoriale, avevamo una sorta di linea gotica capovolta. Il nord era molto nei guai, ma il sud si era riuscito, diciamo, a gestire la cosa, perché in parte era riuscito anche, diciamo, a creare una frontiera per evitare un contagio molto più diffuso. Ora non è più così. E purtroppo tu ti ritrovi ad avere le regioni del sud che non hanno le stesse strutture, la stessa preparazione Io ad mi ricordo affrontare benissimo un'emergenza quando del in questo genere. studio, anche insieme a te, ci dicevamo se arriva al sud, quello è il massimo della preoccupazione, perché se poi dovesse arrivare al sud, ecco, è arrivata al sud, quindi tutte le Ma nostre questo è il preoccupazioni, punto. però nel frattempo Adesso non voglio c'eravamo pretendere che preparati? io Ecco. faccio, diciamo, gli scongiuri, ma ecco, non voglio fare questi discorsi a qualche giorno, diciamo, in anticipo. Però è vero che mentre in Lombardia, bene o male, Bertolaso ha creato dei posti, noi abbiamo una situazione, ne parlavo oggi proprio, in cui hai soltanto il Cotugno lì che Sì, continua a poter che è, ricevere, ricordiamolo, tutto un'eccellenza, però è quella un'eccellenza. eccellenza. Ma tutto il resto sono sold out, gli ospedali. Tu Sì, hai no, noi lo una raccontiamo difficoltà tutti i giorni, estrema. figurati. E in più parti da un presupposto, diventa paradossale da questo punto di vista l'idea che per 6 mesi abbiamo cincischiato sul MES. Addirittura si è creata una situazione di tale fragilità che un sondaggio di questa mattina, probabilmente sarà diffuso nelle prossime ore, nei prossimi giorni, dimostra che la maggior parte degli italiani vuole il MES. Quindi, paradossalmente, noi abbiamo un'opinione pubblica che è più cosciente dei rischi che stiamo correndo, che è più cosciente dell'impreparazione che E che abbiamo, dice? Prendiamo questi e soldi e prendiamo. usiamoli sulla sanità. Fermo un attimo, Augusto, perché voglio chiedere aiuto.